Qui siamo alle porte di Roma, vedete ancora qualche segno delle uova lanciate questa mattina all'apertura e durante le file per l'iPhone 6 che vedete qui esposto, lo riprendiamo sperando che non ci interrompano, eccolo qui, iPhone 6, siamo allo store Apple, vedete la differenza, la grandezza del nuovo Apple iPhone 6, molto simile al Galaxy Samsung Android. Vedete, scorrono le foto, abbiamo una videocamera migliorata tantissimo in Full HD a fino a 60 frame al secondo e anche con un rallenty che arriva fino a 246 frame al secondo. È migliorata anche la risoluzione dello schermo, quindi un telefono adatto per riprese, per YouTube, per selfie e quant'altro. Cellulare, uno smartphone potente con un processore A8 e con una piattaforma 64 bit, il più veloce iPhone di sempre come al solito. Ed ecco qui siamo allo store che questa mattina è stato oggetto di scontri, cioè di scontri, di lancio di uova sulle persone in fila, e qui vediamo anche dei residui, vedete per terra, di probabilmente proprio di macchie di uovo che sono difficili da mandar via, abbiamo viste anche nelle foto che sono state pubblicate su alcune testate giornalistiche. Quindi vedete la grandezza, le ragazze stanno sistemando dentro e stanno, dopo una giornata durissima questa, e stanno mettendo a posto, appunto, ripulendo lo store. Lì vedete l'iPhone 6 e insomma lasciamo questo store che domani sarà ripreso d'assalto probabilmente. Ecco, ci troviamo qui alle porte di Roma ed ecco qui l'altro iPhone bianco, un altro iPhone bianco che vedete viene messo in mostra, molto più grande. È il motto di questo slogan che vedete qui. Va bene, crediamo sia tutto, alcuni ragazzi stanno ripulendo, abbiamo detto, e quindi 26 settembre inaugurazione debutto dell'iPhone 6 anche in Italia.